Allora, scusate per il casino dietro, ma non l'ho fatto io. In questo video vi farò conoscere meglio uno dei miei gatti. L'ho chiamato il video il gatto che morde. Perché? Perché effettivamente sto gatto morde. Volete vedere? Guardate che fa. Guardate. Che c'è? Oh, sta facendo le fusa, ragazzi! Il gatto che morde è molto felice di aver fatto l'apparizione sul canale. Ma praticamente com'è che mi ritrovo sto gatto? Allora, torniamo indietro a tantissimi anni fa. Proprio tantissimi anni fa, a Chieti Scalo, io e la mia famiglia eravamo andati appunto a fare delle cose quando abbiamo trovato un gatto morto vicino alla nostra macchina. Abbiamo notato che il gatto morto in realtà non era morto, cioè nel senso che abbiamo visto che si muoveva leggermente, allora abbiamo fatto una corsa, proprio una corsa, per portarlo in casa. Gli abbiamo dato un po' di latte e si era ripreso. Quel gatto, essendo un gatto molto peloso, tipo questo, che purtroppo non c'è più. Purtroppo alla fine è morto per davvero questo gatto ultimamente. Dio, mi prude il naso, ragazzi, perché io sono. Sì, gli animali sono belli, ma sono tremendamente allergica al pelo del gatto, quindi mi sta a prudere un po' il naso, però ho deciso di portare allo stesso termine questo video. Praticamente, come devo dire? Allora. Questo gatto, essendo molto peloso, tipo questo, cioè, noi abbiamo visto il sesso, diciamo, per vedere il sesso. Vabbè, non voglio entrare nei dettagli, ragazzi, ma praticamente abbiamo visto che era femmina. Quindi noi stavamo tranquilli, perché comunque avevamo già due femmine, la terza femmina, quindi tranquilli. Con la crescita ci siamo resi conto che invece era maschio, però noi non lo sapevamo. Allora, praticamente mi ha messo incinta, incinte anzi, no, credo, tutte e due i gatti che tenevo prima, insieme a un gatto di mio zio, insomma, è successo un macello. Cosa è successo? Tra i gatti è venuto un altro micetto femmina, che io l'ho chiamata la mia spolverina. E vi metto, diciamo, la foto qui sotto. Cos'è successo? Che poi lui, che era peloso, anzi, vi faccio vedere anche lui. Aia, ma morso per davvero sto porco di gatto. Oh, smettila. Siamo in diretta. Comunque vi dicevo, no? Che praticamente adesso vi faccio vedere anche la foto del gatto, cioè del padre di quello che morde, che purtroppo non c'è più, vero? E praticamente loro due, diciamo così, che c'è sto gatto che è venuto in una precedente cucciolata che in realtà sarebbe la figlia di questo gatto. Cioè, in pratica, sto gatto, io non ci ho capito niente, i gradi di parentela. Fatto sta che questi due gatti si sono accoppiati ed è venuto fuori il gatto che morde, ecco. Detto proprio terra a terra. Il gatto che morde comunque se n'è andato. Mi ha lasciato a me con la mia, diciamo, allergia. E quindi noi ragazzi ci rivediamo al prossimo video.